Non è un caso se per descrivere una giornata nella provincia di Firenze, avete visto immagini di vari comuni e anche lo scorrere del giorno, abbiamo scelto come sottofondo Grace, una canzone degli U2 che è molto cara, gli U2, oltre che la canzone, a larga parte della nostra generazione. Grace, grazia, vuol dire tante cose, un nome di donna innanzitutto, ma forse anche un atteggiamento, uno stile, un comportamento, un modo di essere, uno stile di vita, quasi un modo di relazionarsi agli altri, con grazia, con attenzione, con cortesia. E anche, questo vale soprattutto per chi crede, ma vale per chi conosce la storia di Savonarola piuttosto che di La Pira, la grazia con la G maiuscola. Proprio La Pira, ma prima di lui Savonarola, insistevano molto sul messaggio della città teologale, della città eletta, della città predestinata. Io credo che rispetto a questo tema della grazia ci sia un'idea che corriamo il rischio di considerare giusta, ma che forse è sbagliata, e che è che questo sia un atteggiamento che imponga una sorta di buonismo, di quieto vivere. È vero che state buoni se potete, è la frase di un romano, Filippo Neri, che in realtà aveva il DNA e il cognome tipicamente fiorentino. Ma su cosa significhi oggi il buonismo potremmo discutere. La nostra tesi è che noi non possiamo avere paura della competizione. Non possiamo avere paura anche del confronto e dello scontro, altro che atteggiamento buonista. Noi siamo probabilmente troppo spesso affezionati all'idea di un egualitarismo piatto, quasi una pigrizia un po' mediocre, e invece noi pensiamo che Firenze sia stata la capitale mondiale non soltanto degli scontri, ma anche un luogo nel quale si possa e si debba confrontarsi e da questo nasca la ricchezza di procedere e di andare avanti. Non è un caso se c'è nelle immagini che sovrastano il teatro nella campagna di comunicazione di quest'anno la mostra che chiuderà il genio fiorentino, uno degli ultimi eventi, il domenica 25 maggio. Abbiamo voluto intitolare, almeno nella comunicazione, Leonardo versus Raffaello, quasi a simboleggiare uno scontro, una competizione. Firenze non sarebbe stata Firenze se i Pitti non avessero discusso e non si fossero scontrati con i Medici per il palazzo più bello, se Leonardo e Michelangelo non avessero duellato in qualche misura tra loro, e anche e soprattutto se Brunelleschi e Ghiberti non si fossero divisi profondamente sull'idea della cupola. Ecco il tema del genio fiorentino di quest'anno. Una frase scelta non forse da un genio, almeno nell'accezione che abbiamo di genio e che conoscevamo lo scorso anno. L'anno scorso scegliemmo una frase di Leonardo: tristo è quel discepolo che non avanza al suo maestro. Quest'anno abbiamo scelto un fiorentino doc, Vasco Pratolini. Le idee non fanno paura a chi ne ha. Noi pensiamo che sia il momento di insistere, di valorizzare forte le idee, anche quando queste dovessero portare a una discussione e a un confronto aspro. Se Brunelleschi avesse dato ascolto, avesse prestato ascolto agli esperti, ai professionisti, ai grandi del suo tempo, noi non avremmo oggi la cupola più bella e più rischiosa del mondo. E sentite come un grande poeta, Mario Luzzi, racconta esattamente in Opus Florentinum questo passaggio.